noi 8 persone, tutta una camera dormavamo e non ci stava neanche il bagno. Ma Sale Vecchio dove? Che via? Via si diceva La Porta. La Porta. Si chiamava il vico. Palazzo del Barone. Vicino il Palazzo del Barone. Là dietro. Ma però quello era. Oh, quello niente. Trovavamo tutte le case piccole a Sale Vecchio. Tutti i tetti rovinati, che ci pioveva, le finestre senza vetro. Questo è. Ma voi quando siete nati? Che anno siete nati? 1933. No, io te lo giuro. Quindi l'anno del terremoto. Sì. 1933 sono nata. E con la famiglia quando vi siete spostati a Sale Nuovo? Nel 1941. 1941 abbiamo venuto a Sale Nuovo. Il mese di maggio, quasi tutti gli anni, il mese di maggio, la neve su, che sta su, veniva il sole, si scioglieva e qui l'acqua aumentava di 6, 7, 8 metri. Io ricordo qui l'acqua arrivava su al ponte, lì non si passava più. E quindi quell'acqua portava un disastro qui. E allora la gente qui, che era, già avevano costruito questo piccolo borgo, dovette spostarsi più a nord, perché qui arrivava l'acqua. Pensa un po' questo canale, perché su alla al Morrone c'è una zona, Rio Cupo si chiama, lì fa 10 metri di neve, sciogliendosi, immagina quanta acqua veniva giù con la pioggia. E questo è il Rio Maggio, quindi le abitazioni, queste erano le prime abitazioni, stavano qua, stavano giù a ridosso del Rio Maggio, ecco qua giù, Rio giù, là. Che separava quartiere dall'altra parte di Sale Vecchio. Quindi quando venivano le piogge altissime da sola, qui si allagava perché le abitazioni erano arrivate lì. E quindi fu spostato poi a monte ancora, lì sopra c'è un altro gruppo di case che è un altro recinto, fatto dopo di questo recinto. Queste sono rimaste perché qui già è troppo alta, non ci arrivava l'acqua. Era inabitato, tutte abitate. Quanti quartieri c'aveva a quel tempo? Dunque, Sale, questo era recinto che non aveva, qui ho scritto pure, non aveva qui genere alimentare, botteghe, scuole, niente qui. Era proprio abbandonato, all'estrema periferia. I ragazzi venivano a scuola laggiù. E qui ricordo che non riuscivano a passare perché le acque erano talmente alte, i ponti qui sono stati tutti trascinati, guarda un po', tutti trascinati. C'è l'arcata ancora del vecchio ponte, e portate via, non sono riusciti mai più a costruire. Poi si è rimboschito, l'acqua venendo giù viene frenata, guarda che sta qui, non fa più niente. Sono i castagneti, sono, guarda che bosco. Qua sopra, tutto di questo qua sopra, là c'era tutto l'acqua. Sale Vecchio. Questo è il recinto di sopra, il recinto di sopra. Dunque c'erano 5 vighe, esistono ancora, e là c'erano le case, cioè, là sopra c'era la croce, una grande croce, ma non so se è ancora buona, Lucalvario di ferro, e dove si facevano le via Cruce, si facevano in quel tempo là, si facevano pure di qua, perché erano separate da Sale Vecchio, non era la stessa cosa. Dopo c'erano tutti questi vichi, e là sopra, tutto sopra, ci abitavano qua cozzi. E qua mi ricordo che c'erano le Tamarrelle, che erano parenti di mio padre, due signori, là ci stava la contessa, dove tutti i vicoli, là, e quella piazza della Bucia sta proprio la cosa qua, la strada, e tutta la gente scendeva da là, se ne venivano là, specialmente quando c'era la neve. Qui facevano pure Sant'Antonio, si vestivano, tutto. Quindi faceva una cosa a parte rispetto all'altra parte, tutto un quartiere. E qua c'era tutto un campo, tutto un piano c'era qua, c'era il piano. In caso di terremoto ho dormito una settimana fuori. Una settimana fuori abbiamo dormito, mi ricordo. Guarda, io mi ricordo, sono venuto andando alla chiesa di Sant'Antonio. E lì c'era la piazzetta, e lì stava Ruori, sopra. La chiesa era fatta così, si divide, eh? Io vedevo la chiesa tutta dove intorno, tutto. Davanti c'era una bella chiesa. Quella che si fosse prima solo con un nuovo nome. Questo è tutta una cosa. La venne a chiesa di mamma,
Per custodire le cose si devono pure ricordare, c'è la gente che si deve ricordare che erano fatte una volta. Si poteva pure rimanere, Rietta. Tu, a pagare scherzo l'arco della chiesa di Rubarone, la chiesa Roba Santa. Tu ricordi tutto l'arco? No. Te lo ricordo? Qual è il primo ricordo, il ricordo più antico che avete del paese? Io ricordo che avevamo del paese, quando eravamo, come si ricorda, che c'era alla casa nostra, avevamo 20 persone, erano tre fratelli, stavano insieme, e avevamo 20 persone, e avevamo 200 bestie. A noi uaglioni portavano a pulire la mandra, diciamo, un mandrone da stare le pecore la mattina, tutto piccolino a cucire, ma a fare pulizia. E ma insomma, abbiamo lavorato sulle pecore, sulle bestie. Avevate le pecore? Sì. Solo le pecore oppure anche? No, solo le pecore prima, dopo abbiamo avuto pure le vacche, le mucche abbiamo avuto, ma prima solo le pecore. Ma dove stavate? A Salle Vecchia? Salle Vecchio. Ah. Io è che dal 58 sono venuto qua. Ah. È stato fino al 58 a Salle Vecchio. E vi ricordate qualcosa di Salle Vecchio com'era? Sì, dopo mi ricordo perché ci andavo quando ero più grosso, ma quello che mi ricordo della casa, l'entrata della casa, la scalinata, il balcone di ferro che adesso sta qua. Mio padre o mio nonno ci aveva messo una funa di corte, intorno, una corda, per scenderlo sotto, per metterlo qua, perché là c'era l'obbligo di abbattere la casa. Era una casa del 1906, nuova praticamente, nuova, fatta, certo, con corridoi in mezzo, eccetera, eccetera. E un altro ragazzo che abitava di fronte a me ha tirato la corda, per poco andavamo sotto il balcone, allora mi è rimasta questa foto, questa paura, questa cosa, e mi ricordo questo particolare. Quindi un pezzo della casa siete riusciti a portarla qui, il balcone di ferro? Sì, tre inverni, questa porta che era un balcone stava a Salle Vecchio. À travers les dires et les histoires que ma mère m'a toujours racontées, toute petite d'ailleurs, elle raconte qu'après le transfert de Salle Vecchio vers Salle Nuovo, il y a eu un vent. Secondo lei il tema del trasferimento da un luogo all'altro avrebbe segnato un trauma rispetto al quale gli abitanti di Salle non si sono più sentiti bene in un luogo, non hanno più accettato il posto dove stavano come un posto da apprezzare, in cui, e perché evidentemente poi soprattutto le persone che sono andate all'estero hanno, quando sono tornati dopo alcuni anni, si sono ritrovati in un quartiere che non era più quello originario di Salle Vecchio, quindi hanno disperso quei legami sociali di amicizia che rendono i luoghi, che danno significato ai luoghi, che te li fanno sentire tuoi. E questo, secondo lei, dice che ha determinato questa dispersione e questa forma rispetto alla quale non si condividono, diciamo, le relazioni sociali, ma si condividono solo i ricordi.
Pecore ce n'erano tante a Musella, no? Sì. Pecore. C'erano dei grandi proprietari? No, dei grandi no. Stavamo tutti piccolini, da rame e facciamo un giorno ciascuno andare a pascolare. Ah. Dipende da quello che c'avevo, tu c'avevi 10, mettevo che toccavo tanti giorni, non avevo 20. Quindi c'era una specie di, chiamiamolo consorzio. Società. Una società? Sì. Ma una società definita? No, no, ma, no, così, così, oralmente, a voce. A voce, no, non era una società. Infatti. Beh, interessante. L'avevo fatta per parecchi anni. Abbiamo fatto le forze da fino al 70. Per più di 40 anni c'è stato questo sistema, ma solo qui a Busellaro o anche in altri paesi? No, no, pure a Salla. A Salla lo portavano anche in montagna, ci portavano le mucche, le pecore, le cose delle pecore. Ma a Salla quasi come società facevano, ma stiamo due persone, tre persone, ma di più no. Quindi comunque erano i sallesi, cioè i sallesi. Questa società era solo tra le persone di Musella? Sì, sì. Ah. Qualche volta c'è stato uno di noi che era sposato a Salla e se ne è venuto pure qua, solo quello, ma se no siamo tutti locali. Più o meno quante pecore, quanti capi c'erano? Facciamo 150, dipende dall'annata, 100, 150, pure fino a 180, dipende. La lana, che ci facevate? La lana si vendeva a quelle perite. Si vendeva bene, si vendeva quando lo portava, mia madre mi ricordo che lo portava a Torre per venderla, no? Ma come la portava? Grezza, appena tosata oppure cardata? No, grezza. Ma il daddario che hanno fatto la fabbrica delle corde in America, è un altro ramo della famiglia? Dunque, mo ti spiego pure questo daddario è venuto, perlomeno come mi diceva mio nonno, da San Severo delle Puglie a pascolare le pecore alla montagna di Salle, no? Questo era un guardone, non il padrone, e si è sposato a Salle, faceva da Dario, ha fatto 8 figli maschi da Dario, ecco, non so, 300 anni fa, 200, non lo so, praticamente siamo quasi tutti parenti da Dario. Per esempio, stessa fabbrica era in America da Dario, una piccola parentela ce l'ho. Certo. Infatti sono stato all'America, mi sono venuto a trovare la fabbrica. Non so se posso raccontare un episodio a Napoli che mi è successo. Allora, quando vendevano questo prodotto, a noi nessuno ci pagava subito, ci pagava. Ci pagavano a 30, 60, 90, 120 giorni ci pagavano. Allora si firma le cambiali e loro ci davano subito i soldi, ci davano, noi portavamo in banca queste cambiali, portavamo e la banca ci metteva subito a disposizione tutti i soldi, ci metteva. A Napoli, siamo andati per vendere questa merce, questa cordatenza, a dire la rete di lusso, a un certo punto le cambiali, se ho scordato come le cambiare qua a Salle, a Pescara, vado ad Acerra, un cittadino come Summone, penso, come grosso, così, capito? E chiede a un signore, scusi, puoi indicare dove sta uno spaccio? Dove sta? Quel signore mi guarda un po' sorpreso, così, mi fa, vieni a casa. Qua lo spaccio, qua no, tu vieni con me. Quello che vuoi, trovo tutto, se a me trovo tutto, ma come lo spaccio della città non trovo lo spaccio. Che è successo? Una grande crisi, per noi per spaccio andava la droga, che vuole la droga, io lo spaccio dove si un tabaccaio, lui era un vinto che qui ti ha portato lo spaccio e ti doveva venire qua, no, qua sei con me, in preferito, quello che vuoi, trovo tutto, troppo è rischiato grosso. Se ero un finanziario mi ho portato la tenda a cosa, un giardone ho portato a Napoli gli episodi. A Napoli uno di tanti episodi che... Napoli era una meta frequentata perché sempre di Salle, sempre un signore di Salle che si è spostato a Napoli, perché prima a Napoli che è successo? Molte ditte di Salle sono andate a Napoli, sono andate. Perché questi fabbricanti di corda si trasferirono a Napoli?
perché Napoli era un mercato abbastanza ricco di budelle, in quanto il macello di Napoli al venerdì, ricordo bene, macellava da 2.000 a 3.000 agnelli, quindi c'era il materiale per poter costruire. Formarono questo zio, questo prozio, aveva un nipote che era mio padre, questo prozio era Scapolo, si portò questo nipote a Napoli. Questo nipote, mio padre, fece una società con altri quattro e comprarono un mulino, un vecchio mulino, nella zona fra Poggioreale e Ponticelli, in campagna, perché dato il cattivo odore delle budelle e uso delle camere dove si accendeva lo zolfo, la fabbrica doveva stare in campagna, non nell'abitato. 1859 come una data di riferimento? Una data di riferimento secondo quando sia nata l'azienda, insomma, quindi ci parliamo di Enrico D'Orazio, che sarebbe poi il bisnonno. E questa azienda pare che sia nata a Salle e poi trasferita giù a Napoli, a Ponticelli, perché c'era appunto il fabbisogno di, perché siccome si lavorava il budello. Quindi per far sì, la materia prima non è come oggi che compri e quindi hai una, diciamo, una velocità di tempi di consegna, una volta ci metteva tanto tempo, allora decisero di andarsene da Salle e andare direttamente sul posto per far sì che potevano prendere il budello direttamente dai mattatoi di Napoli, perché all'epoca si macellava parecchio, insomma, e quindi la materia prima ce l'avevano a portata di mano. E questa era appunto una società formata da Enrico D'Orazio e Carmine D'Orazio, che dovevano essere dei cugini, e fecero questa fabbrica a Ponticelli. E poi praticamente, da quello che so, che mi hanno spiegato, è che prendevano la manodopera qui da Salle e la portavano giù a Napoli, e da quello pare che, come un'altra famiglia che sono Galli, praticamente essendo anche loro di origini sallese, vennero chiamati per andare a lavorare giù a Napoli e poi rimasero lì, insomma, e quindi c'è anche un'altra azienda giù a Napoli che produce corde per strumenti musicali. E poi invece gli altri che emigrarono poi negli Stati Uniti, che furono i D'Addario e i Mari, andarono lì, ma non come produttori, ma come, soprattutto i D'Addario, come rappresentanti del prodotto. Ma tradizionalmente a Salle, Salle Vecchio, parliamo di Salle Vecchio, i cordari facevano corde musicali. Sì, certo. Il lavoro è nato con, diciamo, la tradizione, perlomeno parla esclusivamente di corde musicali. La lavorazione delle suture credo che sia avvenuta a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è un altro aspetto della lavorazione del budello, che sono le budella per gli insaccati. Cioè, salsicce e similari, e poi anche le corde da tennis. Ma la sutura chirurgica legata alla Seconda Guerra Mondiale immagino sia anche in rapporto con la necessità di avere anche, molto anche, più materiale, esatto, purtroppo, insomma, esatto, per... purtroppo sì, infatti a Salle c'erano molti che non hanno partecipato così direttamente alla Seconda Guerra, che so, sui fronti cose, perché lavoravano in queste botteghe di cordare. I budellai di Salle risale al 1700 circa, diciamo, più o meno. Praticamente con le budelle di ovini si è fatto un passo avanti, in quanto, diciamo, la produzione è stata aumentata. E poi, diciamo, in epoca più recente è stato fatto col budello di bue. Il budello di bue, diciamo, chi ha contribuito maggiormente è stato il dottor Salerni di Salle, che ha fatto il taglio proprio di queste budelle.
Ha brevettato qualche macchinario? Non l'ha brevettata, l'avevo fatto così perché il suocero aveva una fabbrica. Ah. Che faceva il budello, pistola, sarebbe di pistola. Col budello di bue, diciamo, è aumentata la resistenza dei fili. Il paese ha partecipato alla costituzione di questa mostra? Beh, partecipare, che volevano fare? Come no, visitatori. Con vecchi documenti, con vecchie foto. Foto d'epoca. Boh. Questa, ad esempio? Questa è... ho ripreso una foto piccolina e è venuto come è venuto, insomma. Boh, cioè... questa è la fabbrica delle corde che sta alla curva, sulla strada che va a Salle. Ma non c'è più questa, o c'è ancora questa? No, non c'è più. In compenso qui c'è il palazzone grande, che qua non esisteva ancora, quindi questo deve essere prima del 29. Uh-huh. Quindi questa è una foto che... cos'era, una cartolina che hai ripreso? Oh, forse una foto di qualche privato o qualcosa. Quindi quella era la, diciamo, la fabbrica delle corde. Sì, sì. Che corde si fabbricavano lì, che tu sappia? Corde armoniche o corde per insaccati o che altro? Armoniche. Ah, quelle... corde armoniche. E questa che cos'è? È una... dall'interno di una, di una, sì, casa? Sì. Questa è diroccata la casa, uh-huh. Adesso forse non c'è neanche più. E c'era sta finestra e mi è venuto in mente di riprendere presente e futuro tutto diroccato. Certo, certo. E qui mi sa che facevano anche le corde. Ah, in questa... in quella cosa là. Sì. Stato il periodo... quindi insomma c'è stato un momento in cui non è più stato redditizio fare questo lavoro, perché altrimenti non si spiega l'abbandono, perché so che insomma anticamente era una professione che comunque dava lavoro, portava ricchezza. E storie di malattie legate alla lavorazione delle budella degli animali? Ma mai sentito niente. Macchina è quella che si vede a fianco a voi, sì, io che si crede, chi non la vede? Una gira, la puoi girare una? Sì, no, gira. Una gira le qua, tanto sono uguali le altre, quindi... No, non sono tutte uguali. Tu guarda... questo sta il quadriello, questo vedo di chi? Questa è proprio quella, non la pare, sì. Quello è il carrello che serviva? Questo è il carrello che ci stanno i fusilli. Sì. No, nel carro da capo e da pedala mia, che ci stanno tutti i fusilli. Non con le cappiolette, non tema che i fusilli. E dopo ci stava questo carrello che faceva sotto e sopra e ci avevano messo questa carta. Se erano pacchetti che erano grandi, è andata prima con la 180, con questa, 180 più grande. Dopo ho fatto, levato un po' di grasse più cose, ci metteva la 220. È carta vetrata questa. Carta vetrata. Quindi questo è quello originale che usavi tu, l'ultima che hai usato. Questa è dopo la 220 e all'ultima la 400. Allora la 400 più sottile, la grana, sottile, perché io levavo tutti i peli, levavo tutte le cose, rimanevano lisce proprio e cose. Senza romperlo però, perché? Eh? Senza romperlo, perché?
No. Questa è fine fine questa fino grana. Fino a fine che faceva lì che ne stucca. Però ogni tanto si stuccavano pure, facevano un passino, insomma, se ne stuccavano uno, ti acchiappava tutto quanto e ti passava. Se non accorgevo subito a fermare la macchina. Questi sono i bastoni che ci mettiamo per asciugare i fili. Ah. Cioè si attaccavano... Queste sono le cappie, le cappiolini fatte, io le ho fatte tante. Quel cappiolino faceva dentro una con che fili, ci metteva 10, 12 che ci metteva. Dopo li mettevamo i telari. E dopo li facevamo alla macchina, che c'erano 12 fusilli. Ogni fusillo ce ne metteva uno, e uno da capo, uno da capo, uno fusillo, c'erano 12 fusilli, ecco, 12 di erba, ecco. Questo è il bastone che mi lo porcento se lo tengo, ecco. Lo tengo, ecco, per non mandare il freddo. Ma questi oggetti, le carte, il bastone, voi ce li avete qui in cucina perché oggi ci dovevamo vedere o ce li avete normalmente? No, questi sono scantonati, sotto, lei li avete tirati fuori? Apposta. Ah, okay. Mi sono ricordato di stare, questo no, questo però... sta sempre là. Ma quindi fa parte proprio no, del... No, sì, sì, sì. Questo, questo, perché non tengo questa? Prima c'era un'altra stufa a legna e ce la pulaiva. Se poteva pulire, quando doveva andare a cosa, la pulivo con questa e diventava nuova. Questa invece non ce la posso... Questa non si può usare. Qua. In questi 15 anni in sostanza sì. Che sono passati, quanto la conoscenza della storia della cultura delle corde, dei cordari, quanto ha cambiato anche il tuo modo di lavorare, il tuo legame con l'azienda? Quando entri dentro queste situazioni non te ne rendi conto, è col passare degli anni che poi vedi effettivamente quello che c'è dietro questa situazione. Molte volte anche diciamo gli stessi operai molte volte non gli interessa, però effettivamente parliamo di aziende datate, insomma. Di questo effettivamente è un po' la palissiano, però mai darlo troppo per scontato. Questa conoscenza immagino che rinsaldi anche i legami con l'azienda da parte certo, di chi ci lavora. Ovviamente certo. Poi ognuno ha le sue sensibilità. Certo, le sue sensibilità, però diciamo che ecco, se c'entri quando entri dentro non te ne rendi conto. Devi maturare mentre lavori, mentre diciamo produci, tu quando riesci a capire quello che effettivamente fai e poi ti cominci diciamo ad appassionare chi sì e chi no naturalmente, insomma. Però diciamo che tutti quanti quelli che hanno avuto a che fare con noi effettivamente sono rimasti molto affascinati, insomma. Quindi immagino che insomma tu sia d'accordo nel pensare che una ricerca approfondita, certo. Ulteriore, insomma, su questa storia in qualche modo renda anche migliore il lavoro, certo. non parlo tanto del risultato certo, finale certo, che magari certo, già era eccellente. È un orgoglio. E quelle ore di lavoro sono anche ore di vita. Io dico sempre, questo, allora, fare il cordaio non è un lavoro, non è un lavoro, è un... non si può definire lavoro, si può definire, non so, una passione, non lo fai come lavoro, lo fai come passione perché è bello farlo. Perché ci sta tanto da fare, perché non vediamo soltanto l'acqua, però ogni giorno è sempre diverso, anche se fai diciamo sempre la stessa produzione o magari, però è bello perché ci sta sempre qualcosa di diverso, insomma. Quindi è una cioè non è un lavoro, è quasi rilassarsi, perché molte volte mentre lavori devi anche parlare quando succede qualcosa, se si può migliorare qualcosina, il perché, insomma. Quindi è un po' come fare le cose, è un po' come la cucina. Bel paragone.
Quando mamma mi fece una chella, compiuti non aveva 15 anni. La prima notte che dormiva in cella, passò l'amore mio, passò cantando. Passò l'amore mio, passò cantando. E di nascosto mi si venne piando. Un'altra badessa che stava a sentire mi disse una che la cosa hai fatta. Mi disse una che la cosa hai fatta. Dimmi se sei malata o sei pentita. Non sono né malata né pentita. Passa l'amore mio, passa cantando. L'amore lascia andare al vento. Chi fa l'amore non può stare in convento. Chi fa l'amore non può stare in convento. Madre abbadessa, pensa ai fatti tuoi. Meglio a servir l'amore non a voi.